Osi stare fuori, osi entrare. Quanto puoi perdere, quanto puoi guadagnare. E se entri gireresti a sinistra o a destra e tre quarti, forse non così lesta. Potresti confonderti al punto da iniziare una volata, a rotta di collo per una strada dirupata. E sfacchinerai per miglia attraverso una strana area disabitata, dirigendoti, temo, verso una zona desolata. Quella dell'attesa incondizionata, per gente che attende. Attende che un treno parta, o che un autobus arrivi, o che un aereo parta, o che la posta arrivi, o che la pioggia smetta, o che il telefono squilli, o che la neve cada in fretta, in attesa di una frase detta. O di un filo di lustrini, o di un paio di pantaloni, o di una parrucca con i ricciolini, o di altre occasioni.